Filippo, qual è stato il tuo primo pensiero quando hai saputo che saresti venuto a giocare a Parma? Ma sinceramente non ci credevo tanto, anche perché sono stati 6 mesi difficili per me e penso che una soluzione migliore di questa non potessi trovarla, perché è una piazza storica e ha degli obiettivi importanti che spereremo di raggiungere. Arrivi dal Napoli e con che spirito ti approcci a questa nuova avventura? Lo spirito è quello di una persona che ha vissuto dei momenti difficili e che non vede l'ora di riscattarsi e farà di tutto per mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Da oggi sei tornato ad allenarti con i tuoi nuovi compagni. Che gruppo hai trovato nello spirito, nel morale, nella forma? Raccontaci un po' come sono stati i primi momenti che stai vivendo con loro. Ma io qui a Parma conoscevo già qualcuno, Roberto, inglese, ci ho giocato a Chievo, Gennaro, Tutino in nazionale, e Pasquale che a Ferrara abbiamo giocato insieme 2 anni e mezzo, gli altri piano piano li sto conoscendo, ma sono tutti bravi ragazzi, mi hanno accolto benissimo e li ringrazio e niente. Iachini ha un imperativo che è lavoro, lavoro, lavoro. Hai cominciato a conoscere anche il mister. Questo traducendolo significa voglia di risalire, voglia di recuperare una squadra che comunque mantiene le sue ambizioni. Sì, sicuramente il mister sotto il punto di vista caratteriale è un uomo abbastanza determinato e forte, anzi molto, però è quello che serve per risalire e cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Ultima cosa, un saluto per tutti i tifosi crociati. Un saluto a tutti i tifosi del Parma e Forza Parma!